Ivory, Châtenay, ti dicono qualcosa questi nomi? Che saranno mai? Ma prima di scoprirlo, sigla! Ciao a tutti dalla vostra Milf Svapo. Oggi sono qui per parlarvi dei due nuovi prodotti di casa Iron Vapor. Ivory, che farà parte della linea Iron Vapor, e di Châtenay, il liquido di Stefano Porcelli, che farà parte della linea Karma Vaping. I liquidi saranno disponibili dal 19 maggio in occasione del Papitoli 2018 a Verona, dove faranno il loro debutto ufficiale. Ah, prima di iniziare a parlare di Ivory e Châtenay, ho una cosa da dirvi. Per me è importante, ovviamente. Ve la dico ora e la ripeterò in tutti i video nei quali andrò a recensire dei liquidi. Per essere più obiettiva possibile e lasciare tutti quanti voi la possibilità di scegliere il vostro liquido senza nessuna influenza, in questo caso la mia, io mi limiterò a raccontarvi ciò che percepisco e sento come gusto e aroma, evitando di dire buono, buonissimo, fantastico, fantastico, fantasticissimo, eccetera, 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 e se vi farà piacere, magari potrete dirmelo voi. Bene, ora vanno alle ciance, ciancio alle bande e parliamo di loro. Partiamo con il dire che sono liquidi scomposti, quindi troverete 20 ml aroma concentrato nella nuova comodissima boccetta che vi farò vedere tra poco, i 30 ml di glicerolo e la basetta a parte, con o senza nicotina. Questo è Ivory. Vi faccio vedere la nuova boccettina. Tac, comodissima. Via. Ivory. Allora, dalla casa, il liquido viene descritto come un cioccolato bianco e tabacco impreziosito dal profumo di mandorle. Ora andrò a svaparlo e vi dirò che cosa sento. Preso. Okay. Eccoci qua. Siamo pronti? Allora, io svapandolo ci sento delle note mielate e il cioccolato bianco si sente, sì, ma in versione cremosa, tipo una crema di cioccolato bianco. Sul palato mi rimane la nota della mandorla. Ci sento anche del caramello, ma il tabacco sinceramente non lo sento. Il liquido è ben costruito e bilanciato, non ci sono note che spiccano una più dell'altra, ma è una buona miscela. Ora andrò a fare un cambio veloce di atom, così parleremo dell'altro liquido. Ovviamente gli atomi li avevo già preparati e bagnati a dovere, giusto una drippatina e siamo pronti. Ed ecco che parliamo di Châtenay, il liquido del mio amico Stefano Porcelli del gruppo di Svapo Family, che si è messo in gioco col lancio del suo liquido. Ho letto in giro che lo definiscono la colazione del campione, una crema di latte e vaniglia dove intingere un buon biscotto di pasta frolla. Andiamo a svaparlo. Allora, io sento molto la nota burrosa del biscotto e la vaniglia. Non è una vaniglia custard, nemmeno una vaniglia invadente. Mi ricorda il budino alla vaniglia e nella descrizione non c'è, ma io ci sento una spolverata di farina di cocco. Ma anche questo liquido comunque non ha gusti predominanti. È una miscela di aromi ben bilanciati che vanno a formare sicuramente un liquido dolce e cremoso. Che dire, spero di essere stata esaustiva. Adesso starà a voi dire quanto vi piacciono questi liquidi e con un'ultima svapata vi saluto. Ah, e mi raccomando, spolliciate la manetta sul like, iscrivetevi al canale
Seguitemi sui social di Facebook e Instagram. Ciao a tutti, vi mando un super bacio dalla vostra MILF.